I padiglioni di Lario Fiere a Erba ospiteranno da venerdì 17 a domenica 19 maggio la decima edizione biennale di Forlener, il salone della filiera foresta legno energia, con oltre 100 imprese, marchi internazionali e brand istituzionali in rappresentanza di 11 paesi europei ed extraeuropei, un importante luogo di confronto, aggiornamento e formazione professionale. Partiamo dalle foreste, dalla gestione forestale, dalle macchine che utilizzano e che gli operatori forestali utilizzano per ricavare il legno, poi la lavorazione del legno per essere trasformata in biocombustibile, quindi legna a pezzi, pellet e cippato, e poi gli impianti termici principalmente per produrre riscaldamento. Quest'anno, visto che è la decima edizione, abbiamo portato tre grosse novità, direi 3T, e cioè tronchi, tavole e poi la cosa che noi ci teniamo più, che è quella dell'asta boschiva. Noi già nella precedente edizione avevamo fatto un'esposizione assieme all'associazione ARIB, che è l'associazione delle imprese boschive della Lombardia, dei tronchi, e quest'anno, come delle opere d'arte, come si vede in tanti, scegliamo i più belli, i più preziosi, non noi, c'è una commissione tecnica che li valuta e li sceglie, e sabato mattina alle 11 verrà fatta un'asta con banditore pubblico, e quindi verranno battuti all'asta i tronchi, i 30 tronchi più belli di tutta l'edizione. Per la prima volta in Italia il salone tematico Arbor Show, rivolto ai professionisti del settore. Saranno tre giorni di incontri e di convegni con relatori nazionali e internazionali. Parleremo di biomeccanica degli alberi, quindi un argomento che riguarda tutti gli esperti del settore che si occupano di valutazione di stabilità degli alberi. Alla fiera saranno presenti anche gli spazzacamini dell'associazione ANFUS. Il nostro ruolo è quello di istruire l'utente all'utilizzo della biomassa, quindi legno, pellet o cippato, nel modo più corretto. Quindi un buon utilizzo della legna ottimizza anche il funzionamento, la resa e le emissioni di polvere in ambiente.